Cari amici, questa notte, quando in Messico saranno le prime ore del pomeriggio, Papa Francesco visiterà il santuario di Nostra Signora di Guadalupe per guardarla negli occhi, come lui stesso ha affermato, e invitarla a continuare a guardare con misericordia l'umanità. Cari amici, cosa il Santo Padre chiederà, tra l'altro, alla Vergine di Guadalupe, lo possiamo immaginare, forse leggendo la dichiarazione comune firmata da lui stesso e dal Patriarca di Mosca, Sua Santità Kirill. Vorrei qui ricordare brevemente solo alcune delle preoccupazioni manifestate in questo documento. Innanzitutto, la strage di cristiani e di altre etnie nel Medio Oriente, per cui, citando le parole della dichiarazione, esortiamo la comunità internazionale ad unirsi per porre fine alla violenza e al terrorismo e nello stesso tempo a contribuire attraverso il dialogo ad un rapido ristabilimento della pace civile. È essenziale assicurare un aiuto umanitario su larga scala alle popolazioni martoriate e ai tanti rifugiati nei paesi confinanti. Inoltre, si esprime preoccupazione per la situazione di tanti cristiani che nei loro paesi subiscono una restrizione della loro libertà religiosa, con conseguente emarginazione dalla vita sociale e politica. Siamo preoccupati, aggiungono Papa Francesco e il Patriarca Kirill, della crisi della famiglia in molti paesi. Ortodossi e cattolici condividono la stessa concezione della famiglia e sono chiamati a testimoniare che essa è un cammino di santità che testimonia la fedeltà degli sposi nelle loro relazioni reciproche, la loro apertura alla procreazione e all'educazione dei figli, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto per i più deboli. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele di amore di un uomo e di una donna. È l'amore che sigilla la loro unione ed insegna loro ad accogliersi reciprocamente come dono. Il matrimonio è una scuola di amore e di fedeltà. Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza siano ormai poste allo stesso livello di questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità come vocazione particolare dell'uomo e della donna nel matrimonio, santificato dalla tradizione biblica, viene estromesso dalla coscienza pubblica. Inoltre, chiediamo a tutti di rispettare il diritto inalienabile alla vita. Milioni di bambini sono privati della possibilità stessa di nascere nel mondo. La voce del sangue di bambini non nati grida verso Dio. Inoltre, lo sviluppo della cosiddetta eutanasia fa sì che le persone anziane e gli infermi inizino a sentirsi un peso eccessivo per le loro famiglie e la società in generale. Siamo molto anche preoccupati dallo sviluppo delle tecniche di procreazione medicalmente assistite, perché la manipolazione della vita umana è un attacco ai fondamenti dell'esistenza dell'uomo, creato ad immagine di Dio. Riteniamo che sia nostro dovere ricordare l'immutabilità dei principi morali cristiani basati sul rispetto della dignità dell'uomo chiamato alla vita secondo il disegno del Creatore. Nella dichiarazione, cari amici, c'è anche un caloroso invito ai giovani a chiedere a Dio il coraggio di andare controcorrente per testimoniare il Vangelo della gioia. Non poteva mancare, cari amici, l'invocazione a Maria, così affermano il Patriarca di Mosca, Kirill, e Papa Francesco. Pieni di gratitudine per il dono della comprensione reciproca espresso durante il nostro incontro, guardiamo con speranza alla Santissima Madre di Dio, invocandola con le parole di questa antica preghiera. Sotto il riparo della tua misericordia ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Che la Beata Vergine Maria, con la sua intercessione, incoraggi alla fraternità coloro che la venerano, perché siano riuniti al tempo stabilito da Dio nella pace e nell'armonia in un solo popolo di Dio, per la gloria della Santissima e Indivisibile Trinità. È tutto per adesso, cari amici. Ciao e Dio vi benedica. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser
ser guadalupano, ser guadalupano.